A te Paolo, buon pomeriggio. Grazie Andrea, buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori, un grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci, perché finalmente ci siamo, sindaco, dalle parole ai fatti, parte il bando di gara per l'assegnazione dei lavori del porto di Pescara. Sì, buon pomeriggio a voi, ai telespettatori, oggi è un giorno felice per Pescara, perché finalmente dopo tanti anni di parole abbiamo dei fatti concreti. Quest'anno abbiamo lavorato molto con la regione, con l'autorità portuale per far sì che i lavori del porto potessero partire velocemente, e oggi ci siamo, finalmente, mi viene da dire, perché questo è il primo lotto che congiungerà il molo nord alla diga foranea, poi avremo il secondo lotto che congiungerà il molo sud alla diga foranea e infine l'ultimo intervento che realizzerà il porto, un porto alla l'altezza delle ambizioni di una città come Pescara, perché fino ad oggi da troppi anni oramai non abbiamo più un porto, gli stessi pescherecci non possono più ormeggiare a Pescara, quindi pensiamo alle grandi navi che noi vogliamo invece far venire a Pescara. Adesso c'è un grande spiraglio di luce, nel senso che oramai i lavori non si fermeranno più, partono e oggi abbiamo veramente un risultato incredibile. Mi viene da ringraziare in particolar modo il presidente Marsilio, il presidente Sospiri, perché hanno lavorato molto insieme a noi affinché questo obiettivo fosse raggiunto. Continueremo a monitorare ogni cosa, però oramai sicuramente il percorso è tracciato e in breve tempo, in pochi anni, Pescara va un porto che si possa definire finalmente un porto. Sindaco, vogliamo dare qualche numero per quanto concerne questi lavori, perché saranno lavori che dureranno, come diceva lei, alcuni anni. Si inizierà con una parte di realizzazione del progetto e poi si andrà a proseguire. Vogliamo spiegare un po' nel dettaglio in cosa consistono questi lavori? Sì, noi abbiamo i primi 15 milioni di euro che saranno utilizzati per congiungere il molo nord alla diga foranea. Poi ci sono altri 16 milioni di euro che serviranno per congiungere il molo sud alla diga foranea e per deviare il corso del fiume, per fare in modo che il fiume Pescara esca direttamente a mare verso la diga foranea. E poi gli ultimi 21 milioni di euro serviranno per realizzare il bacino portuale, anche con il dragaggio, per permettere al porto di avere dei fondali adeguati a ospitare anche navi passeggeri come noi vogliamo a Pescara. Questo intervento completerà la separazione tra il fiume ed il porto in modo tale che non avremo più problemi di insabbiamento e farà in modo che ci sia un porto che sia all'altezza di una città come Pescara e che diventi uno dei porti più importanti dell'Adriatico. Lei ha anche un sogno, lo possiamo dire, ne parlavamo prima a microfoni spenti, quello di realizzare una passeggiata lungo il fiume Pescara che possa congiungere l'inizio della struttura proprio portando questa passeggiata fino al mare. Sì, perché Pescara ha avuto il fiume sempre come elemento di serie B, invece penso che come in tutte le città il fiume debba essere valorizzato e questa è l'occasione per farla. Penso a un grande boulevard, una passeggiata che parta dalla rotatoria dell'INPS e arrivi fino alla diga foranea con questa grande terrazza affacciata a mare. Oggi la diga foranea è un detrattore ambientale, deve diventare invece un elemento caratterizzante della nostra città, questa grande terrazza posta a 500 metri dalla costa, quindi nel mare, con un affaccio meraviglioso sulla città di Pescara. Questo diventerà il fiume con il molo nord e con questa grande passeggiata che vedrà anche la realizzazione di ulteriori trabocchi, perché Pescara è una città che ha delle potenzialità incredibili da un punto di vista turistico e noi vogliamo valorizzarle appieno. Sindaco, a proposito di porto, ricordiamo che è già avanti il progetto che voi avete, diciamo, rinvigorito e rinfrescato, il progetto che riguarda l'allungamento dell'asse attrezzato del raccordo autostradale Chieti-Pescara fino al porto canale. Sì, da troppi anni a Pescara c'erano fondi inutilizzati, ecco, questi del porto che si realizzerà a breve, così come i fondi 15 milioni di euro per l'allungamento dell'asse attrezzato. Io ho avuto un'interlocuzione con l'ANAS, anche Maschia, ferrea, che però ci ha permesso di ottenere direttamente questi fondi, la gestione diretta per realizzare sia l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto
canale, ma anche il collegamento tra via Benedetto Croce e il fiume, quindi una direttrice perpendicolare al fiume che arrivi fino allo stadio, e le risorse per abbattere lo svincolo a Trombetta collocato nella zona di San Silvestro in piena Pineta d'Avalos, in modo da riaccorpare alcune aree della Pineta d'Avalos. Un intervento importante che vedrà la luce nei primi mesi del 2021, perché anche qui abbiamo accelerato le progettazioni, così come accelereremo la gara. Però a conclusione io voglio dire un'altra cosa: credo che possiamo andarne fieri. Quest'anno il mare di Pescara è pulitissimo, abbiamo fatto le analisi da febbraio fino a oggi, tutti i 10 km di costa del nostro mare sono risultati puliti attraverso le analisi dell'Arte. È un risultato che non si raggiungeva, credo, da 20 anni. Quest'anno l'acqua del mare può essere quasi bevuta. Sindaco, prima di chiudere, tornando al porto, tornando al fiume Pescara, lei prima parlava di questi lavori, della gara d'appalto che partirà a breve. L'obiettivo è far tornare i grandi collegamenti con l'altra sponda del mare Adriatico. I tempi, diciamo, di questo obiettivo, di questo progetto? Noi pensiamo di poter ripristinare una linea di collegamento con la Croazia già l'anno prossimo. Stiamo cercando una nave che abbia un basso pescaggio, perché questo risultato vogliamo raggiungerlo a breve, questo collegamento. Certo, quando avremo il porto di Pescara vero, potremo ospitare le navi passeggeri che non soltanto siano dirette in Croazia, ma anche qualche nave di passaggio che vada a Venezia e che si fermi a Pescara, perché Pescara-Roma è una passeggiata, quindi credo che dalla parte dell'Adriatico il collegamento con Roma naturale sia proprio Pescara. E dunque ci sono importanti prospettive per quanto riguarda il porto di Pescara con questa gara d'appalto che partirà a breve. Questa è la notizia importante delle ultime ore. Io ringrazio il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Grazie sindaco. Grazie a voi, un caro saluto.